ospite che sta è... è successo. No, io ho condiviso intanto, ci sono anche gli allievi del master in lettura alta voce che ci stanno... però forse abbiamo perso... sentite? Sì. sì, sì, abbiamo perso la De Santis con la registrazione, eccola. Abbiamo perso la... La, la registrazione ecco. ci ha buttato fuori per un attimo. Ah, ok, quindi è successo a tutti? Sì. <ride> Infatti era... Allora, intanto ben, benvenuti a tutti, benvenuto al professor eh, Giusti. E, mh, intanto mi presento, allora, e, e benvenuto anche al professor Casini, benvenuto a tutti. Allora, il professor Simone Casini è ehm, docente di letteratura italiana e contemporanea al Dipartimento di Lettere dell'Università di Perugia, mentre il professor Simone Giusti è sempre professore di letteratura italiana all'Università di Siena. Mi corregga Simone se sbaglio, insegna didattica della letteratura italiana. Quindi oggi siamo qui. Questo è un secondo incontro eh, di una serie di un ciclo dal titolo Crescita e sviluppo delle persone, crescita e sviluppo di comunità inclusive. E questo, eh, diciamo, questa serie di incontri. È nata all'interno del, del gruppo di ricerca eh, dal titolo Differenze di varie opportunità, politiche educative e sociali per un web sostenibile, di cui il coordinatore è il professor Salvato e al quale afferiscono colleghi Batini, Fornari, Sannipoli, Curti e la sottoscritta. Al prossimo vi annuncio già che il prossimo incontro ci sarà la presentazione. Se non sbaglio, Federico Correggimi, la presentazione del, del testo curato dal, dal professor Batini, quindi. E vi invitiamo anche al prossimo incontro. Allora, ho accettato con piacere di presentare questa, questo testo che tra l'altro ho trovato interessantissimo. E partendo un po' già dal titolo: Didattica della letteratura italiana, la storia, la ricerca e le pratiche. Succede un po' come, come no? uh, um, dice l'autore. Si è invogliati ad andare un po' alla fine, no? Eh, eh, come dire, all'ultima parte dove appunto si parla di pratiche, perché? Perché dentro queste pratiche, come dire, noi troviamo quelle che possono essere delle risposte per una didattica del nostro tempo. Ma in realtà eh, non è così e quindi bisogna partire dalla storia e, e quindi no, attraversare tutto il testo perché, perché ripartendo dalla storia ehm in qualche modo noi riusciamo a capire innanzitutto lo stato dell'arte, quindi come oggi siamo arrivati a una didattica della letteratura italiana, soprattutto comprendiamo quali sono stati gli errori, i fallimenti, così eh, sostiene l'autore. E quindi ci domandiamo che cosa possiamo fare. Allora, eh, alla luce di tutto questo mi pare di capire che una data importante siano gli anni 70. Perché è proprio dagli anni 70 che vertiamo una crisi della letteratura italiana, e quindi da qui eh, ci interroghiamo. No? Ci sono una serie di eventi che ci portano proprio a ripensare la, la, una a pensare una didattica della letteratura italiana. Quindi come siamo arrivati? Io chiederei proprio alla, al um, professor Giusti come siamo, che cosa è accaduto in realtà negli anni 70 che ha portato proprio no, questa crisi, che ha scatenato questa crisi e che poi ha portato, come dire, alla nascita di quella che è la, la didattica della letteratura italiana. Beh, sicuramente, e intanto approfitto per ringraziare eh, l'organizzazione e tutti voi che eh, così per un, per un po' di tempo vi, siete, vi sedete intorno a questo libro. Eh, dicevo, eh, sì, eh, è successo che è arrivata la, la democrazia, ha, ha avuto il suo primo effetto dirompente. Noi ci dimentichiamo che eh, non siamo un paese dalla grande tradizione democratica, eh, siamo arrivati alla democrazia eh, in modo rocambolesco, diciamo così, e ci abbiamo messo molto a adeguare la scuola. Eh, possiamo dire che fino al 1963 non abbiamo sperimentato una vera scuola democratica di massa. Eh, i, I primi studenti della scuola media unica arrivano nel 66 a prendere eh, la loro licenza media e arrivano poi con il 68 che apre eh, tutte L'iscrizione a, a, a tutte le classi di laurea arrivano anche qui eh, a prescrizione a tutti i diplomi, quindi anche eh, i diplomati dei tecnici e dei professionali possono iscriversi ai corsi di laurea. Eh, tutto questo negli anni '70 ha delle conseguenze dirompenti: eh, masse di studenti, masse di laureati in lettere disoccupati masse di persone che cominciano a reclamare la loro la democrazia nei fatti e non solo nelle parole e tutto questo mette in crisi l'insegnamento letterario più di ogni altro a mio avviso perché la letteratura è vista anche come il simbolo della eh, scuola se, che segrega e, se, e seleziona e eh, i Va da sé che ha un ruolo fondamentale la scuola, la scuola, di, Bar, eh, la scuola di Barbiano, ovviamente l'ettora è una professoressa, ha un ruolo fondamentale la linguistica democratica. Non lo sentiamo più, sono solo io? si, si è interrotto. Si. Ah, credo. Non no, c'è più. Ci non lo vediamo? Forse è caduta, è caduta la linea? Io non vedo più neanche i eh, partecipanti, non so che succede. No, Io vedo tutti, veramente. Oh, e tutti okay. e credo che ci stiano vedendo, perché ci sono anche 26 persone collegate attraverso il mio schermo, che sono gli allievi del Master, gli allievi, gli ah. allievi del Master. La lettura altavoce, voce. A, a noi ci dicono che ci sentono, è... Però dicono che non vedono più giusti. Eh, no, non si vede giusti. Più giusti. Ora, ora no. gli mando io, gli lo provo a, a contattare. Sì. E quindi giustamente, insomma, emergono da questi testi. Intanto intratteniamo un po' perché recuperiamo il professor Giusti. In questo testo si trovano tantissimi spunti interessanti. E quindi quello che diceva il professor Giusti rispetto al fatto no, che emerge, eh, come dire, i due elementi fondamentali che scatenano poi questa crisi negli anni '70 è proprio il tema dell'ingiustizia sociale eh, eh, e l'esigenza di una letteratura eh, che sia adeguata a questa scuola democratica. E quindi c'è proprio la necessità anche, cambiano i fruitori, no? gli studenti hanno delle esigenze diverse. E magari gli insegnanti non sono neanche preparati per rispondere un po' a questa società che sta cambiando quindi si, si viene a creare tutta una situazione che poi porta no, a, a, a pensare alla a nuova alla nascita diciamo così della, della didattica della letteratura perché proprio ci si interroga su come proporre la letteratura a, a questa nuova società a questi nuovi fruitori mi dispiace che non Sappiamo qualcosa? No. Allora io non vorrei toccare niente perché non vorrei uscire magari mi butta fuori come prima. Ecco il professor Giusti sta rientrando eh? Lo ha. Ah. Appena... Sì. Ah eccolo qui. Non lo sentiamo però il microfono è chiuso? E quindi ho detto... Ho detto ecco, Scusatemi, ecco. Mi, è, mi si è spento tutto l'apparecchio per motivi a me ignoti. Prego, no, ho no, richiamato... C'è un eco, non so... Allora, ho richiamato un po' i due elementi cardini no, che hanno scatenato questa crisi, eh, come diceva il professore, che sono proprio l'ingiustizia sociale e l'esigenza di, di una letteratura che sia adeguata a questa scuola democratica. E quindi questo richiede un po' anche... Eh, come dire... Eh, e richiede una, una nuova professionalità anche agli insegnanti, perché poi si viene a creare, come dire, una sorta di la scuola di massa, aumentano il numero di studenti e quindi aumenta il numero di docenti per rispondere a questa, a questa esigenza. Ma sono Docenti che magari non sono preparati, quindi all'interno di questo testo si aprono tantissimi spunti, quindi la formazione dell'insegnante, un nuovo modo di, 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 come dire, di approcciarsi anche alla letteratura. Io a riguardo volevo richiamare un po', perché il professore cita, eh, cita ehm, all'interno del testo cita un autore, allora se andiamo a pagina, io mi aiuto un attimo con, la, con le pagine proprio per riprendere no? alcuni concetti fondamentali, cioè si, ci si interrogava soprattutto su come, attraverso quali modalità e quali erano le finalità della, della, dello studio della letteratura, quindi l'unico approccio che si utilizzava come dire, per eh, introdurre, per avvicinare eh, gli allievi alla letteratura era il testo poetico. E quindi la finalità era solo l'estetica, tant'è che ehm, a pagina 32 ehm, il, il professor ehm, Giusti cita Franco Brioschi dove dice «Da una parte il nuovo pubblico eh, scolastico ha sentito come particolare strano alla propria esperienza il patrimonio canonico trasmesso dalla tradizione e quindi dall'altra però la ricerca è, è partita in ritardo per rispondere a questo, no?» Per rispondere sì. a questo e l'unica definizione possibile che si può dare allora è quella che la letteratura dice è cioè dobbiamo mettere in evidenza il carattere relazionale funzionale della letteratura ecco che cosa che cosa intendiamo rispetto qual è il carattere funzionale che cosa intendiamo per carattere funzionale beh eh... Diciamo quest'idea di relazionalità della letteratura in Italia arriva grazie alla scuola milanese di Brioschi e Spinazzola, in particolare Brioschi è quello che, è in modo più puntuale e appropriato, si tratta di pensare alla letteratura non più e non solo come un patrimonio, eh, un bene culturale, un patrimonio letterario immobile, ma di pensarla esteticamente come un insieme di opere che diventano tali interagendo eh, chi le legge con, con i suoi fruitori. Eh, Brioschi si rifà a una teoria di Landsberg, a uh, 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 un'idea che viene dalla retorica uh, e si rifà all'idea della preghiera. La preghiera è una pratica che fa sì che noi riusiamo lo stesso testo senza modificarlo n volte e uh, senza appunto eh, cambiarne i connotati. La letteratura fa qualcosa di analogo, ma in modo assolutamente laico. Eh, quello che viene, anche se il significato viene da ogni lettura e chi legge viene cambiato, trasformato da ogni lettura. Eh, Brioschi è fondamentale e oggi se ne vedono gli effetti proprio su autori come Falcetto e Barenghi, che sono fra i più interessanti, a mio avviso, teorici della didattica della letteratura contemporanea, eh, perché Brioschi mette al centro l'interazione letteraria, ci aiuta a vedere la, non il testo, come fanno i linguisti e come facevano... E come hanno fatto i letterati di matrice strutturalista dagli anni 70 in poi, ma ci aiuta a vedere, a mettere al centro la relazione tra studente e testo. L'opera esiste solo se viene attivata. Eh, questa, te, questa matrice teorica negli Stati Uniti è arrivata molto prima, grazie a un'allieva di eh, Louise Rosenblatt, che non a caso oggi... È considerata eh, l'origine di uno dei, degli approcci laboratoriali che si stanno diffondendo, eh, il Writing e Reading Workshop. Eh, noi ci siamo arrivati per altra strada, ma eh, abbiamo eh, di fatto. Di... No, ecco qui. Sì, allora riguardo, infatti, eh, sempre citando un po' l'autore, la, la, diciamo, no, oltre a, a, a Brioschi che dice che bisogna. Il, met okay. il metodo di Brioschi è quello di mettere appunto le, la, lo studente in diretto contatto con le opere, lei richiama anche la. la la professoressa Terracini, perché appunto prende in considerazione questo aspetto relazionale, della, della, eh, il professore stava già accennando, no? e quindi questo aspetto relazionale che si sposta, quindi non mette al centro il docente, non mette al centro i contenuti, ma mette al centro eh, no? e, il, il che cosa, quindi lo studente diventa priorità. Non a caso questo aspetto determinante dello studente al centro lo ritroviamo anche nell'ultima parte, quando lei a un certo punto dice che la, la, la didattica della letteratura deve fare in modo no, cioè, che, che il testo passi attraverso il corpo di ogni studente. Quindi, come dire, allora qui dobbiamo ragionare, cambia un po' la prospettiva, la scelta del testo, la scelta delle metodologie e quindi si richiama appunto questa... questa si richiama un po' questo aspetto funzionale della, della diciamo, della, della didattica della, della letteratura. Ehm, però qui emerge anche un altro aspetto che è quello, no, della, delle normative e delle, dei documenti, quindi c'è l'introduzione del concetto di competenza. Renault ha parlato molto di competenze, le troviamo poi con le nuove, con le nuove indicazioni, perché qui facciamo la distinzione tra eh, le indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo e poi le linee guida. No? Qui si parla di sviluppo di traguardi di competenze, si parla di competenza eh, comunicativa, si parla di competenza digitale, però anche qui non si dice come, non si danno indicazioni, quindi da qui emerge anche che c'è la necessità di una formazione degli insegnanti rispetto a questo e quindi no, si parla poi di, di, di altri metodi che sono cioè di modelli che si possono proporre quindi c'è il modello culturale che lavora sul contenuto quello linguistico sull'analisi del testo quello sociale sulla selezione dei testi però mi pare di capire che il modello um, insomma che, che sembra essere quello più efficace è il modello della crescita personale, quindi al centro lo studente. E da qui il focus, il no? eh, professore dice si sposta dal prodotto al processo. E qui questo si ricollega, trova corrispondenza proprio all'approccio narrativo, eh, del quale eh, credo che il professor Giussi e il professor eh, Batini siano espertissimi, quindi perché fanno proprio questo. Della, del metodo narrativo, loro, come dire, l'ambito di ricerca. Quindi vorrei capire, allora, qual è il valore aggiunto di questo approccio narrativo rispetto alla letteratura, alla didattica della letteratura? Beh, sicuramente l'approccio narrativo ci ha aiutato eh, a guardare la letteratura come... Eh, come una risorsa cognitiva e non solo come una risorsa culturale. Eh, noi siamo veniamo da una tradizione appunto in cui eh, addirittura ancora si continua alle scuole secondarie di primo grado ad avere l'antologia dei testi e la storia della letteratura con due volumi separati e se lei chiede a un... se tu chiedi diamoci del tuo... diamoci del tuo, eh, dai, del eh, tu. Tu io la conoscerei... Vista, ma non c'eravamo mai, cioè, dico, per, per le opere, ma non aveva avuto mai il piacere di, di incontrarti, quindi a questo punto ci diamo del tutto. Approfittiamo, eh, grazie. Approfittiamo. E, <ride> e quindi eh, dice, se tu chiedi a uno studente, uno studente soprattutto dropout, ma di un professionale, di un tecnico, eh, se legge, è molto probabile che dica di no. Prima, in prima battuta perché crede che noi gli stiamo domandando se legge letteratura e perché ha introiettato già a 15 anni, 16 anni l'idea che la letteratura sia la letteratura italiana sia Foscolo, Dante, Leopardi, sia quello che il docente, la docente di eh, italiano gli ha dita come letteratura. Non si sente autonomo nel determinare che cos'è letteratura, cosa che appunto invece Brioschi ci dà la possibilità di eh, confutare e, e spostare l'attenzione sulla relazione e sul valore della relazione nell'assegnare la letterarietà. Che non è una proprietà insita dei testi. Ecco, noi siamo, venendo da questa tradizione, avendo questa difficoltà, eh, abbiamo trovato nell'approccio narrativo, sicuramente, eh, sia io che Federico originariamente siamo, veniamo da, una laurea in da un percorso di studi letterari, una laurea in lettere, abbiamo trovato eh, l'idea che i testi. Le opere, quando sono fruite dalla persona, quando passano attraverso il corpo, hanno ben altro effetto. Eh, e grazie proprio a quella che chiamiamo esperienza esterica, i testi con un, eh, un cambiamento significativo in molti tratti, in molti caratteri, in, molti, in molte competenze, eh, e quindi abbia, da lì nasce ovviamente l'idea sia di fare una didattica orientativa con la letteratura sia di fare eh, usare la letteratura fuori dalle, dalla disciplina italiano, lingua e letteratura italiana per fare orientamento con approccio narrativo o educazione interculturale quindi eh, di fatto io ho un percorso strano ho iniziato a usare la letteratura in modo tradizionale a scuola e fuori da scuola secondo l'approccio narrativo. Mi sono poi accorto che stavo usando la letteratura nel modo più proprio quando lavoravo fuori dalla mia disciplina e ho pensato che fosse assurdo. E la mia passione per la didattica della letteratura direi che nasce tutta da qui, da questa contraddizione che cerco di sanare da vent'anni ormai. Infatti, lei, infatti metti in evidenza nel testo proprio questa, questa difficoltà no? di, di, di trattare. La, cioè, la letteratura viene vista soltanto no? quell'opera quell che in qualche modo deve veicolare qualcosa di tradizionale, qualcosa di qualche valore, e quindi viene vista anche al principio, viene vista come anche un qualcosa riservato a un'elite, che non è aperta a tutti. Quindi la difficoltà evidentemente di, 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 di anche della crescita, dello sviluppo dell'ambito di ricerca. Eh, dipende proprio da questo, come dire, da questa ehm, capacità di, di cambiare un po' la prospettiva. Io non vorrei dialogare solo io con Simone, quindi eh, non so se passerei un attimo la parola sempre a Simone Casini ehm, in modo da, da, da coinvolgere, no? Sentiamo, visto che il professor Casini è. Come dire, l'esperto perché insegna proprio la, la letteratura italiana e contemporanea. Quindi sentiamo quali sono gli spunti che, in qualche modo, ha avuto. Non so se è presente ancora perché a un certo punto sì. non l'ho visto. Ah, no, okay. io ci sono. Ci sono. Sì, sì. Eh, sì, io insegno, in effetti insegno, ho insegnato tanti anni a scuola. Eh. Ho insegnato appunto, insegno da anni appunto il corso base di letteratura, quindi proprio dalle origine, e poi da un po' di anni anche didattica della letteratura. Quindi, io poi, professor Giusti, appunto forse ci possiamo davvero dare del tu perché appunto ci conoscevamo. Sì. Anzi, a volte sì. mi hanno scambiato, <ride> io mi sono veramente fatto bello del fatto: non so, per, per l'omonimia. Eh, non so, insomma, in qualche caso era successo. Oltre al fatto che, appunto, in alcuni corsi di didattica della letteratura degli anni passati, che sì, un po' regolarmente faccio io a volte in uh, combinazione modulare con, con altri due docenti, però di fatto, un po' sin dall'inizio e prima ancora dalle dall'esist, dai vari pass, dai. dai e ci sono stati, ho sempre seguito anche io queste problematiche e in qualche occasione appunto anche adottando libri di Simone Giusti, in particolare appunto anche didattica della letteratura 2.0, insomma per, per alcuni, eh, però effettivamente questo è un libro molto bello, molto interessante, molto stimolante che eh, permette appunto di focalizzare bene la, la ricchezza del dibattito, della storia naturalmente, ma anche del dibattito che ha seguito questa progressiva focalizzazione di un, di un vuoto che mancava. Io stesso appunto, ma credo tutta la mia generazione, si ricorderà la prima volta che è, che è entrato in una classe di liceo come una fossa dei leoni, e in effetti era proprio così. Cioè, uscendo dalla, dal, dal, dalla laurea, eh, avendo in mente i gregi, Esempi di docenti, quindi qualche schema e qualche obiettivo, ma niente di più. E quindi, invece, appunto, l'esigenza che è stata che è evidente di fronte a quella crisi che è stata che mette bene in, in evidenza Simone Giusti, appunto, no? la crisi che oggi non può più, la letteratura non può più essere data. Per scontata, no? che è un, una frase molto forte, soprattutto per consegnare letteratura, insomma, effettivamente, eh, e che riguarda una crisi, una frattura epocale che abbiamo vissuto, che ha tanti, eh, che ha tanti aspetti, e sicuramente mh, questa riflessione didattica sulla letteratura è di estrema ricchezza anche per chi un po' da tanti anni insegna letteratura perché costringe davvero a fare riflessione su, su quello che si fa e, e poi appunto in effetti colpisce dal libro di Simone Giusti come appunto questa ricchezza e varietà di interventi del dibattito culturale eh, è stato citato Brioschi, la tradizione di Brioschi, Falcetto. Anch'io sì, ho identificato bene queste alcune riflessioni veramente molto pertinenti. Si riflette poi anche in questo continuo: no? Questa, eh, abbiamo passato epoche di. Riforme della scuola, no? molto inquiete, tutto sommato, molto inquiete, non del tutto assestate, e alla nascita tutto sommato anche di una narrativa sulla scuola, cioè effettivamente no? sono fenomeni che, che convergono nel, nel, nel focalizzare appunto eh, una frattura che, che appunto la scuola vive in maniera molto. Forte. Io ecco quando insegno didattica della letteratura di solito cerco di rovesciare un po' l'intitolazione, no? invece di una didattica della letteratura come genitivo eh, oggettivo, cioè un'erogazione della letteratura da parte di un docente che sa, un no? eh, genitivo soggettivo, cioè la letteratura che insegna. Quindi il ruolo del, dell'insegnante è effettivamente quello di mediatore, no? quello che. Deve in qualche modo eh, creare, ecco come, infatti, ecco pure a volte da qualche approccio un po' diverso, il mio forse più disciplinare. Ecco che eh, l'approccio alla didattica della letteratura, eh, però, appunto, una grande convergenza sugli obiettivi e, appunto, questo aspetto fondamentale che viene messo in luce molto bene, cioè. Il fatto che eh, l'insegnante, in fondo, deve, qual è l'obiettivo? In fondo, è quello di mettere al centro eh, lo studente, no? mettere al centro l'allievo e quindi nel senso appunto di produrre, di creare situazioni che permettano eh, quella appunto che viene detta esperienza estetica. No? Credo appunto, risalendo anche qui a a Brioschi, a Schaeffer, una serie di riferimenti che io ho molto appreso da, dalla lettura di questo libro, veramente ringrazio. Una domanda che faccio ora, per... ci sarebbero veramente tantissime cose, che... una domanda che faccio perché ehm, in maniera forse non sistematica, eh, ma alcune suggestioni più forti, mi ha colpito molto nell'impostazione questo... Prendere molto sul serio le risorse normative, quelle che Simone Giusti chiama risorse normative, cioè le, le riforme, le leggi, le, le indicazioni programmatiche, le, le linee guida, che indicano sostanzialmente poi i fini, no? I fini, le richieste dello Stato, ecco, anche questa è un'espressione che mi è piaciuta, no? insomma, lo Stato delle richieste no? che sono assunte eh, tutto sommato nella loro valenza positiva no? nel loro, nella loro eh, nel loro intento di voler stimolare eh, una nuova cittadinanza una nuova ecco io chiedo un po questo cioè eh, la la Appunto l'importanza di queste risorse normative, no? se la, la, la partire, sì. cioè dalle finalità indicate dalle eh, vari eh, risultati di apprendimento, i profili in uscita no? che sono richiesti. Ecco. Questo è un aspetto che mi ha molto interessato, che trovo in effetti molto carente nella scuola e anche tutto sommato nella didattica della letteratura. No? Cioè di funzionalizzare l'insegnamento della letteratura sulla base di alcuni obiettivi che sono stabiliti no, da alcune indicazioni assunte eh, come stimolo, come stimolo positivo. Ecco, vorrei chiedere un po' questa riflessione, perché in effetti, no, mm. poi si può magari non condividere alcuni aspetti, no, i traguardi, certi certificazione, però sono degli aspetti veramente molto interessanti. Per esempio, mi ha colpito, e qui mi taccio per lasciare la parola, eh, il riferimento anche qui: potrei leggere un passaggio del libro in cui eh, sì, ecco per esempio: ecco, alla, fine, alla fine, in particolare, del, del, della, della scuola dal, del dell'obbligo scolastico no nonostante non sia presente alcun rito di passaggio Questo mi, mi in effetti no la conclusione dell'obbligo scolastico è un dovrebbe avere quasi dovrebbe essere un rito di passaggio no mancano riti di passaggio della nostra società Ogni studente conclude il suo percorso scolastico e deve essere in grado di uscire idealmente da scuola per poi rientrarvi con maggiore motivazione e consapevolezza. Mentre invece, ecco, quel momento lì in effetti non è abbastanza sottolineato no? nel diter scolastico, no? anzi è proprio il passaggio dal biennio al triennio superiore, insomma, per dire un Ecco, sì. volevo chiedere chiarimenti su questa impostazione che trovo molto stimolante e se non andrebbe forse anche più marcato per esempio questo momento. Ma ti, ti, ti ringrazio molto perché, e mi permetto di darti del tu, perché anch'io vengo confuso spesso con te e, ah, e ormai ah, ci incontriamo ah, da due <ride> anni. Sarà so la, è la è comune di provenienza sì. di, di, di scuola fiorentina, anche chissà. Sì, 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 no. eh, eh, il, però eh, sicuramente eh, è uno degli aspetti a cui tengo di più io personalmente. È la cosa anche più nuova rispetto a altre cose che, che ho scritto. E, eh, la introduco con una nota autobiografica. Eh, Questi dati di risorsa normativa. Che Ben si sposa con, il trit con le risorse letterarie e le risorse didattiche, che sono le tre risorse che dico di cui dovrebbe dotarsi il docente di, di scuola secondaria in Italia e non solo, ovviamente, ma io parlo nel nell'ultima parte di scuola secondaria. Eh, Quest'idea però di risorsa normativa me l'ha trasmessa una, una dirigente scolastica che ha avuto un ruolo importante nella mia formazione. Si chiama Gabriella Papponi Morelli e nel 2003-2004. Mi convinse a eh, partecipare a un progetto molto importante eh, di diploma a distanza. È stata la prima esperienza in Italia istituzionale, che poi eh, ha portato anche a cambiare la legge sull'istruzione degli adulti, eh, che ha portato le, la, le nuove tecnologie. Nella scuola, io ero il coordinatore didattico di questa sperimentazione. Eh, mi ricordo che eh, subito al primo collegio dei docenti ci fu la IOLTA e dice, eh, tutti dicevano: ma, no, ma si può fare, ma si può fare, non si può fare perché la, la distanza non si può usare tecnologie. E lei eh, esordì dicendo. Eh, se non è scritto da qualche parte che non si può fare, si può fare. La normativa va letta come una risorsa. Noi abbiamo bisogno di diplomare eh, un certo numero di, di adulti che non hanno accesso all'istruzione, eh, ci hanno eh, dimostrato di avere bisogno. L lo Stato ci dice, la Costituzione ci dice che dobbiamo eh, rimuovere gli ostacoli per lo sviluppo piano della cittadinanza, ci dice che la scuola è libera e aperta a tutti, libero è l'insegnamento, dove è il vincolo effettivamente fino a quando lo hanno introdotto, quando si sono accorti di noi una decina di anni dopo, non c'era vincolo e si poteva fare. Per me quella è stata una svolta, così come è stata una svolta... Eh, Narrati... conoscere l'orientamento narrativo di Federico Batini è stata per me una svolta questo approccio alla norma, che si basa fondamentalmente sull'idea che la Costituzione sia eh, la madre di tutte le leggi e il nostro punto di riferimento è ineludibile. Tutte le leggi che vengono dopo devono essere coerenti con la Costituzione, altrimenti noi insegnanti siamo liberi di disattenderle o di boicottarle, anche se il boicottaggio va sempre fatto come lo faceva. Come si faceva, eh, diciamo, eh, nell'ambito anche di certi atteggiamenti del movimento di cooperazione educativa, si fa, ma senza assumere responsabilità, non ci si dimentica che esiste la norma. Eh, e poi si vanno a cercare le norme fondamentali che, che guidano il nostro operato. Eh, questo significa per esempio che non si va subito alle linee guida e alle indicazioni nazionali, che sono dei suggerimenti, ma si prende la parte prescrittiva. Perché? Perché la parte prescrittiva obbliga non solo noi docenti, ma obbliga anche gli studenti, le famiglie e tutti i cittadini. È il vero motivo per cui eh, teniamo aperte le scuole e obblighiamo le persone ad andarci dentro. La parte, eh, la parte prescrittiva, nel caso delle indicazioni nazionali, del, del caso del primo ciclo, sono i traguardi per lo sviluppo delle competenze eh, alla fine del primo ciclo. Nel caso dei licei tecnici e professionali, sono i profili educativi i PECUP in uscita. Eh, questi documenti dovrebbero essere la nostra rotta. Eh, altrimenti, che, altrimenti, diciamo, rischiamo di usare il potere per il potere eh, perché non eh, riusciamo a dare senso al motivo per cui noi usiamo la letteratura, la portiamo a scuola, ma anche usiamo la nostra stessa presenza. Eh, in questo senso, quindi, le norme sono un vincolo sì ma una risorsa straordinaria perché eh, è quello che ci consente di esercitare la scuola democratica ribadisco una cosa che dico sempre, la scuola esiste anche prima della democrazia, esisterà anche dopo la democrazia, non ce lo dimentichiamo la scuola è anche uno strumento un perfetto strumento totalitario e eh, 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 fare la scuola non è semplicemente riuscire a tenere gli studenti, fare la scuola è, democratica è riuscire a ottenere i risultati che sono richiesti dalle norme. Peraltro c'è un'ultima nota che mi piace fare, che le norme, se le andiamo a leggere per il verso giusto e spero nel libro di essere riuscito a fare sia una sintesi sia un'esposizione delle norme, sono molto più avanzate delle pratiche Io, su e, e spesso di molto dibattito di noi umanisti. Quindi, eh, e anche se in questo momento storico mi pesa moltissimo dirlo, i parlamenti non solo sono rappresentativi, ma evidentemente sono anche sempre un passo più avanti eh, e questo delle nostre pratiche e questo... Va riconosciuto e deve essere una eh, premesso, anche che poi fanno, ci sono altre, altre eh, scelte che ci boicottano costantemente, ma il, come dire, le leggi eh, le circolari, le leggi che vengono a monte, eh, che vengono a valle, non ci dovrebbero intralciare se noi abbiamo chiaro quali sono gli obiettivi fondamentali e qual è il dettato costituzionale. Questo è l'approccio che propongo, ecco, grosso modo. Ah, riguardo, una cosa riguarda il passaggio alla fine dell'obbligo. Eh, ho sottolineato quel momento perché è uno eh, dei punti critici delle scuole democratiche occidentali, quel passaggio. Che voglio dire? Voglio dire che la scuola eh, che esisteva prima della democrazia aveva due aspetti: era una scuola di base che serviva per formare le masse. Cioè, la scuola esiste prima, la scuola di base obbligatoria di cinque anni esiste prima della democrazia perché servono operai eh, anche per la catena di montaggio, bisogna essere alfabetizzati. Bisogna essere alfabetizzati per vivere il Fordismo pienamente e per fare PIL. Eh, non c'è bisogno della democrazia per desiderare l'alfabetizzazione di massa. Eh, quando è che. Eh, e così come non c'è bisogno della democrazia per desiderare la, eh, le scuole di eccellenza, i, i licei sono predemocratici perché? perché servono a formare le classi dirigenti. Quindi, eh, queste due scuole esistono prima del 1945, del 1948, prima del 63. Nel 63 è un processo che succede in tutto il mondo, in Italia un po' più tardi in altri paesi. Prima, eh, che succede? Si unificano i due percorsi, cioè si, mettono, si cerca di unificare questi due mondi che nascono con visioni e funzioni completamente separate. Metterle insieme non è stato però un grande successo. Perché? Perché anziché pensare, eh, e questo lo dice bene per Renou, a una scuola che forma davvero tutti come cittadini democratici a 15-16 anni, la media europea è 15, in Italia abbiamo deciso che l'obbligo è 16 anni, noi pensiamo a formare quelli che faranno il percorso lungo, cioè quelli che continueranno e gli altri li abbandoniamo precocemente, eh, spesso già in seconda, terza, primaria. Eh, è possibile eh, sapere se uno studente avrà un percorso o no. Addirittura ci sono elementi predittivi che riguardano appunto la, la, il titolo di studio dei genitori o eh, la classe sociale da parte ovviamente l'ambiente, il contesto socioculturale eccetera significa che quel momento ancora eh, va discusso e vederlo credo che ci possa aiutare a riprendere un, un discorso che abbiamo lasciato troppo tempo da parte eh, Simone, sì. sì No, prego se... no, 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 prego, prego, io intervengo dopo, prego No, allora eh, in effetti sì, ecco, l'altro libro viene fuori con evidenza il divario che c'è tra le indicazioni che a volte sono veramente nobili o comunque, eh, e, la, e la realtà, no? tu lo mostri anche sulla, sui libri di testo, in effetti non sempre allineati per così dire. Ecco. Eh, questo uso appunto delle risorse delle, delle regole come risorse eh, mi, è, mi è piaciuto, mi è piaciuto un pochino meno. Ti dirò la verità: quello che dove, dove ricorre l'aspetto prescrittivo, nel senso che in effetti, no, anche quell'idea bella tutto sommato no, di attaccare alla porta gli obiettivi e in qualche modo no, insegnarli è vero. Io ricordo un po': negli insegnanti dovevano leggere le linee guida, le indicazioni nazionali. Eh, e in effetti tentano a entrare in, in circolazione in certe indicazioni, però effettivamente no, penso sempre che, se è vero che il divario è fortissimo a livello culturale e oggi drammaticamente eh, indietro no, davvero si pensava, si parlava, parlavamo prima con Mina, della, della, della tragedia di questi giorni, dove si vede veramente no, anche. Eh, è un po' banale dirlo, ma insomma, in effetti no, viene sempre di fronte a queste situazioni, anche evocato ai compiti della scuola. Però effettivamente no, va anche detto che c'è una grande eh, creatività da parte dei docenti, no? degli insegnanti in questo loro ruolo difficile di avvicinare. Eh, i giovani alla letteratura, no? nel suo aspetto così appunto inattuale, come tu dici, così non più scontato, eh, a volte ha, hanno maturato un patrimonio di esperienze ricchissime e appunto anche la, la riflessione sulla didattica della letteratura, forse questo potrebbe essere anche un obiettivo da darsi, no? Cioè la didattica della letteratura, oltre alla ricerca in sé, dovrebbe farsi anche eh, raccolta di queste esperienze straordinarie che io trovo siano veramente un patrimonio ricchissimo di cui tu dai degli esempi di cui ciascuno di noi ne conosce altri no? e, che, e che sono veramente una mostra così l'aspetto creativo del, dell'insegnamento no? e questo credo non vada eh, sottovalutato cioè c'è un lavoro eh, cioè di di, così, che nelle scuole si fa tutto sommato no? eh, senza troppe senza abbastanza consapevolezza ecco mi ha fatto molto bene leggere il tuo libro perché dà consapevolezza in qualche modo di quello che c'è dietro però effettivamente c'è poi un lavoro che va in certa direzione ecco ti volevo chiedere anche quale ricorso hai fatto appunto tu ne parli in certi, in certi luoghi delle esperienze dei docenti, oltre che le riflessioni e le elaborazioni di coloro che sono stati, ma che sono anche eh, intellettuali. E, e grazie anche di aver sottolineato questo elemento di creatività che è un aspetto fondamentale. Il docente mediatore culturale, hai detto all'inizio. Eh, sono perfettamente d'accordo, il docente artigiano creativo che è in grado di maneggiare tecniche e anche il docente ricercatore, ricercatrice che è in grado e questo dovrebbe essere il passaggio ulteriore a mio avviso che è in grado non solo di essere eh, il, il solo depositario la sola depositaria di, di un sapere di una competenza di insegnamento che ha sviluppato appunto sulla pratica nel, sul, nella pratica sul campo ma che diventa capace di condividere con gli altri, questo per me è un passaggio fondamentale e, sì. che vede un rinnovato ruolo. Secondo me, dell'università e, e il rapporto alla scuola. Io credo che dobbiamo riconoscere che nella scuola ci sono docenti straordinari. E credo che dobbiamo anche riconoscere che non basta che nella scuola ci siano docenti straordinari. Anzi, posso dire di aver, nella mia eh, esperienza quasi ventennale, di aver sperimentato quanto possa essere a volte. Di anche in senso negativo la presenza dell'eccezione all'interno del contesto scolastico e di quanto invece sia necessario che si, eh, si riesca a standardizzare senza omologare, ma avere uno standard più elevato deve essere un obiettivo. Eh, avere dei super docenti è l'obiettivo che abbiamo perseguito con eh, negli ultimi 25 anni, di fatto eh, con la formazione. Così stravagante, vogliamo dire, cioè, di fatto se, negando una formazione stabile e omogenea a tutti, eh, abbiamo fatto sì che la scuola fosse un luogo eh, eclettico e l'eclettismo favorisce i creativi e la creatività. Eh, ma uccide i deboli, e, eh, sia tra gli insegnanti sia tra gli studenti. Noi abbiamo bisogno, credo, di imparare dai creativi, imparare da chi ha molto da dire e, io, eh, e poi, però, anche riuscire meglio a fare ricerca su questo. Su queste attività per renderle più eh, anche condivisibili. La ricerca deve avere questo ruolo. Io credo molto sia nell'autonomia di ricerca delle scuole sia nella collaborazione scuola-università. Per rispondere alla tua ultima domanda, al di là della mia esperienza personale di formatore e di. Eh, insegnante ho fatto ricorso e, le, e sono ringraziate eh, in questo libro a due eh, tipi di esperienza di colleghe e colleghi eh, una più strutturata ho fatto una convenzione come da quando sono entrato all'università ho fatto convenzioni con alcune scuole e in che mi consentono di entrare nel merito, cioè di intervistare gli insegnanti, intervistare gli studenti, monitorare le loro attività. Ho scelto degli insegnanti, ovviamente, che ritenevo i più, le più creative creativi che, conosce, che, che erano a mia conoscenza, li ho selezionati attraverso le loro pubblicazioni, spesso perché erano anche insegnanti che pubblicavano, e, e mi sono messo in ascolto eh, facendo un po' di shadowing, senza, senza dare fastidio, facendo solo a volte della consulenza e questo mi è stato di, di grande utilità per, soprattutto per l'ultima parte, quella sulle strategie pratiche didattiche. Posso fare una domanda? Scusami Simone se ti non so se non hai completato ancora il sì, e intervengo. Perché parlando proprio di queste strategie lo metti in evidenza come hai detto prima, hai usato una parola, dice siamo più avanti con il diciamo, con con i documenti, con le normative, piuttosto che con, la, che con le pratiche. E a un certo punto, a pagina 196, dici manca la consapevolezza del ruolo di consulente di scrittura e di lettura che l'insegnante deve rivestire. E questo lo metti no, all'interno di queste attività, che no? proponi questo laboratorio. Cosa proponi per far sì che si sviluppino queste competenze oppure no, questa consapevolezza nell'insegnante? Perché poi... Tutta la, tutto il problema, secondo me, ricade molto sulla formazione di questi insegnanti. Cosa, quale sarebbe per te la soluzione? Se c'è la soluzione uh, non è facile. Sì. Allora, io credo che, che sia importante continuare il percorso iniziato. Uh, più o meno felicemente con le SIS, riprenderlo, rafforzarlo e, e dare maggiore solidità e stabilità, uh, voglio dire che uh, sicuramente abbiamo bisogno di due uh, azioni. Un'azione di formazione uh, mm. che deve essere, a mio avviso, che al di là deve essere, non, non lo voglio dire perché sappiamo già come sarà, ci saranno i 60 CFU, nasceranno mm. queste scuole. Di formazione eh, per insegnanti a livello di ateneo o interateneo, e eh, a mio avviso dovremmo fare due cose fondamentali. La prima è eh, fare una nuova alleanza tra didattiche disciplinari e didattica generale, ricerca educativa, e non ripetere l'errore del passato di eh, iniziare in conflitto. E per questo io ho dedicato una parte specifica a, a questo tema e a cercare di spiegare la ricerca educativa a chi fa eh, didattica della letteratura. Eh, credo che questo sia importante per migliorare noi ricercatori e docenti di didattica della letteratura, perché altrimenti rischiamo di ripetere quello che già si diceva alla fine degli anni 90. E non va bene. Non va bene per, per, per tanti motivi, non c'è bisogno di, di elencarli, ma non va bene soprattutto perché eh, era un atteggiamento che ci, tene, ci ha tenuti chiusi nella nostra disciplina. Io credo che invece le scuole di formazione per docenti debbano essere per loro natura interdisciplinari e transdisciplinari, il che vuol dire avere una forte identità, epistemo, una forte epistemologia e una forte metodologia nella nostra disciplina. Eh, non la devono avere i nostri studenti, la dobbiamo avere noi che insegniamo e, e facciamo ricerca. L'altro aspetto, secondo me, è eh, riprendere, visto che avremo di nuovo i docenti tutor e rifaremo convenzioni vere, autentiche con le scuole, è, è iniziare un percorso di ricerca insieme alle scuole eh, che ci veda alleati anche qui con chi fa ricerca educativa e con chi è in grado lo dico brutalmente, di vedere non solo le opere letterarie in sé, ma di vedere le interazioni letterarie. Cioè, la dobbiamo smettere di pensare che si possa fare didattica, ricerca in didattica letteratura solo e esclusivamente attraverso l'analisi dei libri di testo o attraverso l'analisi della letteratura sulla scuola o della storia dell'insegnamento le, eh, dell letterario a scuola. Sarebbe bello perché è bello fare quel tipo di ricerca, ma non basta. Ci serve anche la ricerca sul campo, la ricerca empirica e per questo ci serve, eh, ci serve aiuto eh, e supporto, perché dobbiamo prenderci cura degli studenti e dei, dei, dei docenti. Ma la ricerca, perché nel capitolo dedicato alla ricerca, no, eh, dici, mh, diciamo che questa ricerca è, è venuta più all'estero che in Italia, qui siamo sempre in ritardo. Adesso a che punto siamo? Ora io conosco bene no, le, la, eh, come dire, la, la, le ricerche eh, condotte da, da, eh, da, che, da Batini insieme a te, quindi, però non è che sono no, una, una docente di letteratura. Vorrei capire a che punto siamo. Che, che spinta dove, dove dobbiamo dove che cosa è che dobbiamo incoraggiare per far sì che questa ricerca continui magari abbia uno slancio maggiore perché mi pare di capire io che, suggerisco eh. di ripartire no, dicevo suggerisco di ripartire dal modello francese francofono era francofona mm. Nel 2000, 2002 hanno cominciato a fare analisi di tutto quello che potevano ricondurre alla, della, alla ricerca in didattica della letteratura e l'hanno classificato. E si sono accorti che la ricerca era quasi esclusivamente teorica e, o descrittiva. Mancava completamente eh, la ricerca sperimentale e la ricerca azione. Quindi significava che di fatto nel 2000 non sapevamo niente di quello che succedeva nelle scuole, salvo l'impressione di chi... Come me aveva eh, insegnato, insegnava e faceva formazione, ma sempre su decine, centinaia, poche migliaia, nella migliore delle ipotesi, di persone, ma non sulla popolazione scolastica e eh, sulla popolazione docente, eh, nella sua interezza. Eh, loro hanno cominciato a mettere in evidenza questi dati: cioè, e, 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 a fa, e, a, e a dotarsi di quelle che loro hanno che chiamano infrastrutture di ricerca, cioè convegni periodici, annuali, collane riviste specializzate, eh, dottorati di ricerca, centri di ricerca. Eh, il dottorato di ricerca, per esempio, è, una, è, è fondamentale da sviluppare e così come è, è fondamentale o aprire nuovi settori disciplinari, e io sono contrario personalmente, ma esiste la didattica della matematica, la didattica delle lingue, la didattica della... oppure riconoscere comunque il valore all'interno di, di dei settori scientifici disciplinari che se ne vogliono prendere cura. Della didattica della letteratura anche come ricerca, perché io non posso continuare. Come dire? Se faccio un libro, eh, se faccio una ricerca, un print di didattica della letteratura, poi non mi vale la pubblicazione finale per eh, l'abilitazione nazionale. Quindi eh, ci sono de delle azioni facili che hanno un effetto di medio-lungo periodo, come eh, hanno, eh, sono azioni istituzionali. Poi certo cioè, la cosa fondamentale che dobbiamo fare è aspettare che il Parlamento riapra, che facciano questa norma e mettersi immediatamente a lavorare non per ottenere il massimo per la nostra disciplina, ma per ottenere il massimo per i docenti e per la scuola dei prossimi vent'anni. Se no non andremo da nessuna parte. Bene, noi col dottorato dobbiamo ringraziare Batini. Qualcosa, qualche dottorato ce l'abbiamo la, in questo ambito, quindi vuol dire che siamo già no, con, la, con la ricerca all'Università di Perugia, di Siena, ci, ci siamo. E, no, volevo chiedere se c'erano domande da parte dei, dei, dei partecipanti, di coloro che ci stanno ascoltando, perché siamo arrivati alle 19.25, quindi volevo dare spazio anche, no? Se ci sono domande, se Federico vuole intervenire, non lo so. Se le colleghe ci sono domande, Rosario, vedo Silvia, chiamo, vedo altri, non so i nomi di altri partecipanti. Quindi so che ci sono eh, dottorandi, assegnisti. Quindi se c'è qualcuno che vuole, se no. Eh, Simone, vuoi aggiungere qualcosa? Giusto, dico Simone Giusti, mi devo chiamare per cognome, se no Simone 1, Simone 2. Quindi Ascendi. Simone Giusti. Ecco Rosario. Ah, sì. Sì. Intanto ringrazio veramente Simone Giusti che ho sentito tante volte che apprezzo, e anche stasera è stato pure in un venerdì alle 18.30, 19.30. Insomma, una, una collocazione non straordinariamente felice, ma molto coinvolgente. Basta vedere il numero dei partecipanti. Questo è un aspetto. Importante. No, volevo chiedere a lui cercando di tenere insieme questo filo che parte dalla Costituzione e quindi coinvolge la cittadinanza, coinvolge poi, non voglio citare Don Milani e tante altre questioni estremamente importanti che si collegano tra di loro. Vorrei da Simone una riflessione sul rapporto che deve esistere tra la didattica della letteratura italiana e la presenza di ehm, studenti provenienti da altri contesti culturali, linguistici, nazionali, eccetera, eccetera. Cioè è una difficoltà che si sta ampiamente evidenziando non solo nella lingua italiana, ma in molte discipline. Questa, questa difficoltà che abbiamo di presentare una dimensione eh, centrata sul, sulla cultura italiana, soggetti che provengono da culture, culture diverse. Non so se è chiara la domanda, ma eh, penso sia un, un elemento di riflessione che tiene insieme molte delle questioni che ho sentito stasera. Grazie. Sì, eh, apre un, un altro fronte che. Eh a cui assegno un ruolo, un ruolo importante nel libro. Io nel libro cerco di distinguere, rifacendomi a, una quest a questioni epistemologiche affrontate in passato da, da Schaeffer, che è un grande teorico della letteratura e che ha diretto a lungo il Centro sulle ricerche delle arti e linguaggi dell'École des Hautes Etudes d'Ancien Social di Parigi. Eh, Schaeffer ci, 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 ci ha costretto a noi letterati a, a evidenziare una, una fallacia eh, notevole. Lui dice: la letteratura, noi crediamo di fare ricerca tutti nello stesso modo. In realtà facciamo, ci occupiamo di due cose ben distinte. Da una parte ci occupiamo di quello che lui definisce il progetto normativo della letteratura, cioè letteratura come eh, corpus di monumenti. Eh, che, del, come patrimonio culturale che noi studiamo e non solo, ma ci preoccupiamo di tramandare, di trasmettere da una generazione all'altra attraverso la filologia, attraverso la storia della letteratura e anche attraverso l'insegnamento che eh, è volto a perpetuare la memoria dei grandi autori, dei classici, eccetera. Dall'altra, però, facciamo un'altra cosa con la narratologia, con gli approcci narrativi, con la. Con lo studio della metrica, cioè, e con la retorica, e con la semiologia, eccetera. Cioè credia, usiamo le opere per imparare qualcosa sul linguaggio, sulla comunicazione, su noi stessi, e cioè la usiamo nella loro funzione cognitiva. Cioè, è anche, è quello lo, lo definisce un progetto descrittivo. Ecco, diciamo, questi due progetti sono, hanno due stimologie completamente diverse. Ecco, io traduco questa cosa nella scuola, non solo nella ricerca, e dico che a scuola ci, ci sono, dobbiamo occuparci di due cose: di coltivare le risorse cognitive e quindi usare la letteratura come risorsa cognitiva. E questo vuol dire usare la letteratura che consente agli studenti di fare un'esperienza significativa. Ve lo dico con le ricerche di Federico Batini e la lettura voce. Federico Batini usa la letteratura, ma non parla di letteratura mm -hmm. se, eh, e eh, se ne guarda bene, anche se usa opere letterarie. Se andate a vedere le bibliografie del, dei progetti di lettura alta voce sono tutte opere letterarie. Eh, qual è il punto fondamentale? Che vanno usate quelle che. Funzionano con il gruppo di studenti che abbiamo. Eh, perché se le, non ne fanno esperienza non, ha, non si sviluppa nessuno, non diventa una risorsa cognitiva utile. Quindi, eh, qui c'è la risposta: in qualche modo, dobbiamo pensare alle risorse letterarie che funzionano. Eh, e quindi lo dico con un'espressione banale: vale tutto. La seconda cosa è eh, il, il patrimonio culturale. Che fine fa? Ce ne dobbiamo occupare. Sì, ce ne dobbiamo occupare, ma dobbiamo separare la missione. Che vuol dire? Vuol dire che non dobbiamo pretendere che uno eh, faccia un'esperienza estetica, o una, una lettura trasformativa con un sonetto di Foscolo. Dobbiamo pensare che se l'obiettivo è far sì che le persone abbiano una memoria culturale foscoliana, perché Foscolo lo consideriamo un monumento importante, siccome noi siamo cittadini sovrani e il patrimonio culturale è del popolo, allora. Non c'è bisogno di farlo passare per il corpo, non c'è bisogno di eh, rendere obbligatorio eh, il comprendere esattamente quel sonetto. Valgono le riscritture, vale il racconto, vale la drammatizzazione, vale andare al museo, vale organizzare una mostra sulla barba, anzi sulle basette di Ugo Foscolo, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, anche a me questo approccio ha fatto un po' di pulizia mentale, spero che anche ai lettori e alle lettrici faccia questo effetto perché non voglio essere assolutamente offensivo o riduttivo, ma voglio fare letteratura, eh, portare la letteratura in tutte le sue potenzialità, ma per portarle tutte bisogna non fare confusione. Ecco. Bene, mi pare di capire che dobbiamo suggerire la lettura di questo testo perché ci sono ulteriori spunti, quindi poi da un punto di vista no, dei molti esempi sulla, sulle pratiche che sono, eh, come dire, che sono importantissime, quindi consigliamo di leggerlo. E io ringrazio Simone, ringrazio anche Simone Casini, ringrazio tutti i colleghi che hanno, che hanno partecipato e se non c'è nessun altro che vuole fare domande ehm, chiudiamo. Che dite? Così vi lasciamo. Sì, posso, solo. Ecco Silvia. Eh, faccio subito, più che una domanda, una constatazione di quanto sia importante rivedere mh, solo il contenuto appunto della letteratura, perché a me veniva in mente anche da quest'ultimo intervento rispetto al discorso appunto della... Delle... Abbiamo perso Silvia? Mi sentite? Mi sentite? Eh, eh, ecco, ora sì, per un attimo non c'eri più. No, perché mi ha mandato fuori. Eh. Che questo vale anche per, per l'arte, no? Quindi per tutte le forme eh, che possono avvicinare appunto gli studenti a una lettura della cultura. Ma vi sentite? Sì, sì, ci, ti sentiamo, ti sentiamo. Ok, niente, sentiamo, è un, un problema. Ti sentiamo Silvia, ti sentiamo. Okay. Però, okay. Eh, beh, lo, sentiamo se Simone vuole rispondere perché non so se a questo punto ha buttato via fuori anche gli altri. No, c'è cioè, Simone. Giusto? Io ci sono. Oh, ok, prego, prego Simone. No, non, non sono riuscito a capire se è una, una, una domanda, quindi non ho da... Eh, ho, ho perso anch'io dei pezzi. Diceva Silvia che bisogna fare esperienza di tutte le tipologie di arte, no? quindi in qualche sì. modo questo lo dice, lo dice Simone nel testo: quando dice bisogna fare esperienza di tutto, no? di, della, della, di, di quello che, 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 che avvolge dentro, dentro la cultura. L'importante è che il soggetto faccia esperienza, no? quell'attraversare il corpo credo che rimane sempre, che sia sia per un testo letterario che per un'opera d'arte, per, perché comunque. C'è sempre un messaggio, no? Cioè, L'arte parla, quindi si veicola sempre un qualcosa, l'importante è fare esperienza. Giovanna Farinelli vuole intervenire? Visto che ha citato Simone, ha parlato un po' della letteratura, <ride> ha messo insieme letteratura e Costituzione, per... non lo so ringraziare ringraziare voi Io ho scritto anche nella chat perché mi fa piacere che si dia risalto alla letteratura con una modalità nuova ma partendo comunque da delle conoscenze perché per poter giocare sulle basette di Ugo Foscolo bisogna conoscere Ugo Foscolo quindi resta la necessità della conoscenza noi diamo per scontato anch'io sono una laureata in lettere e filosofia presso l'ateneo di Perugia quindi le materie letterarie la letteratura mi mi sono molto care quindi e questo aspetto della conoscenza di base del patrimonio che abbiamo credo che ci permetta se eh, questa scuola è veramente per tutti eh, pr prima e dopo la democrazia perché non sappiamo il nostro futuro non conosciamo però credo che la scuola rappresenti veramente un'opportunità unica e mi fa piacere anche il suo intervento a proposito dell'aspetto interdisciplinare che viene costretto nelle gabbie dei settori, che non viene premiata la ricerca interdisciplinare. Ma in generale anche quella eh, forza di dire utilizziamo tutti i mezzi che ci sono. Didattica a distanza, ben venga, se è inclusiva e non diciamo, esonerare dalla frequenza, ma agevolare le interazioni letterarie di varia natura. Quindi ringrazio in particolare il professor Giusti, ringrazio la professoressa De Santis, il professor Cassini e tutti i colleghi che vedo e anche ex studenti che mi fa molto piacere, per cui grazie a tutti di questo importante intervento e mi sono già segnata il testo che stavo per mettere in chat così per tutti da, lasciare un segno concreto su quello che è il prodotto che è stato presentato oggi. Grazie, grazie a Federico, grazie a... Anche agli altri colleghi che ho, che ho intravisto e che ho salutato prima. Grazie a tutti. Bene, mi pare di capire che eh, la presentazione di questo testo ha stimolato delle, delle curiosità, quindi è stata interessante, e, a questo punto vi ringrazio davvero tutti, ringrazio anche eh, Federico che mi ha dato l'opportunità di, di, di presentarlo. e Quindi a questo punto ci salutiamo se non ci sono. Se non ci sono... Altri interventi. Ringrazio davvero Simone, ringrazio Simone Giusti per, per averci concesso questo testo, che è stata una ricchezza che mi ha fatto no, in qualche modo eh, mi ha fatto scoprire alcuni aspetti no, che, che, che non conoscevo. Grazie a tutti allora. Grazie, grazie a voi. Grazie. Buonasera a tutti, arrivederci. Grazie. Oh, grazie. Grazie. grazie.